facile, normale, difficile, sopravvissuto, realismo addirittura. Che difficoltà. Beh, oddio, io mi piacerebbe tanto provare la difficoltà già massima, però essendo una prima run, io direi che normale o massimo difficile, giusto per darmi un po' di pepe. Che sopravvissuto e realismo non credo di reggere, essendo una first run non me la sento, non me la sento. Però difficile. Oh, già mi metti in difficoltà così? Vabbè, facile sicuramente no, perché non è da me. Però normale difficile, sono abbastanza indeciso. Allora, facciamo normale, dai, visto che tanto voglio farmi una storia, cioè voglio capire la storia, voglio studiare tutto quello che c'è dietro, preferisco normale. Poi se noto che normale in realtà è facile, perché comunque è facile, sicuramente andrò di difficile. Voglio vedere se c'è qualche introduzione o qualcosa, penso di sì, immagino. Non so se l'audio di gioco è basso, alto, fatemelo sapere. Che il microfono dovrebbe essere buono, però l'audio di gioco non so effettivamente se risulta essere troppo alto o no. Aspetta, a che livello ce l'ho l'audio? Non me lo fa vedere da questo schermo, giustamente. Naughty Dog, gli stessi che hanno sviluppato Crash Team Racing. Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma. Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornata nel lavoro, eh? Che fai ancora sveglio? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? Tesoro, ti prego, in un'ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che ti piace. Tesoro, è Cosa? stupendo, ma credo che sia rotto, non. Cosa? No, 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 no. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei. Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Ah, quindi già comincio così? Sì, comincio così. Allora, aspetta, la telecamera. Ok, la telecamera mi va. No, aspetta. No, aspetta, devo sistemare la telecamera. Un secondo. Video. Ok,
No, questo non c'entra, forse controlli? Sì, sicuramente. Sensibilità, ecco, invertito, invertito. E anche la telecamera, ok, mira e fuoco e le due R2, vabbè, questo ok. Levetta sinistra, levetta destra, questo non so cosa sia. Ok. Ah, la difficoltà si può cambiare durante. Ecco, questa è una cosa buona, perché se noto che difficoltà normale è troppo facile. Sottotitoli sì, in realtà li voglio inserire sottotitoli. Suggerimenti sì, consigli sì, per il momento tutto sì. Modalità foto no, ok, giusto perché mi serve anche da tutorial fondamentalmente. Volumi erano direi che erano buoni, non c'è bisogno di abbassarli. Vabbè, l'audio l'ho sistemato già da PC, quindi non conta. Ok, vabbè. Ok, adesso la telecamera va bene adesso. Ok, ci siamo. Allora, già ci possiamo spostare, quindi qua cosa c'è? Un Cavolo, mi sono scordata di darglielo. bigliettino d'auguri. Caro papà, vediamo, non ci sei mai, odi la musica che piace a me, detesti i miei film preferiti e nonostante ciò, in qualche modo riesci a essere il miglior papà di sempre, ogni anno, come fai? Buon compleanno papi, ti voglio bene, Sara. Carino. PC, streamiamo, nerdiamo, cuffie pro, qua non c'è nulla, è mezzo sonnambula, poverina, cioè com'è combinato? Telefono, Il telefono è morto. oh, beh, poi di qua cosa c'è? Nulla, quindi possiamo andare. Papà! Finestra aperta, non è un buon segno. Questo cos'è? Il bagno? Sì, il bagno. C'è il giornale. Picco di ricoveri negli ospedali della zona. Dai, aumento del 300% dovuto a una misteriosa infezione. Ma cioè, ma è fatto apposta allora. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate, previsti massicci ritiri dal mercato. Polizia, donna impaurita, uccide marito ed altre 3 persone. Cioè, proprio, proprio l'ho scelto preciso a tema sto gioco. Però non lo immaginavo potesse essere Papà! effettivamente nei tag spunta horror, ma non credevo. Anche perché io sono un tipo che gli horror, diciamo, gli jumpscare fanno paura a tutti, ok? Non sono facilmente impressionabile. Sono abbastanza abituato stando in ospedale, però. Però aspetta, se scendo sotto. Mi sa che questa è la stanza del padre, però. Io in realtà vorrei scendere sotto. La curiosità è pare. Forse lui non ci sarà in camera. Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati Infatti, all'epidemia che ha immaginavo. colpito la Dove diavolo nazione. sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni Ma di che cos'è sofia l'inizio di Resident acuta. Evil? Evacuare subito tutti, c'è una fuga di gas. Ma è la A stessa quanto scena di pare alle Resident Evil nostre 3. spalle sta accadendo. Anche se, oddio. Anche se Resident Evil Cos'è 3. stato? Oddio. Papà? Ciao Zack. Ma what the fuck? Cioè, all'inizio sembrava uguale a Resident Evil 3 con la giornalista che parla e che diceva dell'epidemia. Oddio, dai, ma io poi ho paura degli jumpscare. Ma che succede? Ma mi fate vedere gli jumpscare che mi spavento. No, serio, oddio. Polizia. Lì c'è il suo telefono. 8 chiamate senza risposta. Otto Dove chiamate. diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Salterò un botto, a posto. Vabbè, dipende che jumpscare, nel senso,
sono di quelli tipo fatti appositamente, fatti male. Stasera tornerò a casa tardi, ordinati pure da mangiare, ci vediamo domani mattina. Ma dov'è? No ragazzi, io gli jumpscare non li sopporto, sono l'unica cosa che mi danno fastidio. Cazzo, non mi piacciono queste cose. Cioè, io i giochi splatter, violenti, sì, ok, li accetto, ma i giochi quelli dove basati sugli jumpscare fatti a caso così mi danno fastidio. Veramente mi danno fastidio. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Che cazzo sono i Cooper? Forse sono malati. Come malati? Ah, vicino. Oddio. Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai! Vai! L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Ciao, Mont. Tommy, dai. Dai. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Non è mio. Dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Cioè, manca a farlo apposta. Io non sapevo comunque trattasse... di una pandemia o comunque, cioè io pensavo fosse un gioco sì, d'azione, ma non pensavo potesse essere incentrato su una pandemia, cioè giusto giusto. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa, cioè, pandemia per pandemia anche Resident Evil 3 è uscito nello stesso periodo. Questo ovviamente è più vecchio. Come è successo? Lo so. Non ne hanno idea. Non me ne rendo conto, però. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Cioè, io tengo a guardarmi le spalle perché sicuramente succederà qualcosa. Alle spalle. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Adesso certo. Anche se effettivamente, siamo essendo a sto punto un gioco alla Resident Evil, no, dove certo bisogna mirare e sparare. Come lo sai? Dicono che siano le persone in col città. Col joystick. Noi Jimmy non lavorava in città. La vedo male. Hai ragione, è così. Sono scarsissimo col joystick. Ho fatto bene a mettere normale. Ok. Non so letteralmente sparare col joystick. Vediamo che gli serve. Che lo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Ma abbiamo spazio. Hey. Tira dritto, Tommy. Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Autoambulanze, elicotteri. Non va bene. Abbiamo avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Porca troia.
Indietro. Forza, dammi la mano. Resident Evil tipo parte seconda, cos'è? Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dobbiamo correre! C'è rotta un piede. Non sappiamo cosa succede. Tieni, sono piccola. Tieni forte! Ok. Dove andiamo? È morto! Corriamo! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Comunque già mi sta iniziando a intrigare la storia. Continua a correre! Non guardare, Sam. Continua a guardare nel piccolo. Di qua! Non c'è un modo per sprintare. No, per adesso ne usciremo. Oddio! Bella però questo inizio di ambientazione un po' così caotica, che ti mette dentro l'azione. Da questa parte, nel vicolo! Cioè proprio ti mette nel vicolo, che è Resident Evil 3, tipo l'inizio di Resident Evil 3. Allora, c'è qualche jumpscare o qualcosa. Oddio! Immaginavo che c'era qualcuno dietro l'angolo. Ci siamo quasi, quasi, piccolino. Supera il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Stanno arrivando lì. Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Qua bisogna andare palesemente di qua. Ci siamo quasi! Mio Dio, tagliare la gamba per una frattura? Oddio, ci vuole le spalle! Lo sento alle spalle, lo sento alle spalle! Ce n'è un'altra! Io alle spalle li vedo dalle ombre. Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, rotta. Dove siete? Diagnosi corretta. Okay. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Minchia, li devo ammazzare. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! No! Minchia. Oh, no! Sara! Te l'hanno ferita. Via le mani, piccola. No. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Milza, andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? No, non ci credo. Amore. Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. 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 A 10 minuti e già sono con le lacrime. Ti prego. Porca troia. Che inizio.
Ok. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Vent'anni dopo? What the fuck? Sto arrivando. Dura 20 anni? Cioè, è durata 20 anni la pandemia? Cioè, come combiamo? Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert. Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Schederazione, quindi immagino che ci siano delle provviste che vengono date in maniera abbastanza ponderato, cioè non danno razioni a caso, così che negli Stati Uniti il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Addirittura c'è anche il coprifuoco. Ah, ecco, vedi adesso come andiamo lui. Ora però bisogna capire chi è sto Robert. Perché hanno parlato delle luci, no? Quindi l'organizzazione, quindi loro magari si sono uniti. Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Glielo farò presente. E tu, Joel, ti hanno già coinvolto in questo schifo? No. Sì, immagino. Quindi lavorare all'esterno. Quindi vuol dire che c'è una zona fortificata in città e qualcuno che deve presiedere i confini. Per difendere possibilmente dall'attacco comunque di questi zombie. Videocamere ovunque. Cecchini sul tetto, persone. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Ah, ecco, ora inizia a correre. Là non si può passare. Un'altra settimana a razioni dimezzate. Vero? Sono 3 settimane di fila. Beh,
Che vuoi fare? Sono tutte cazzate. Ah, qua ci sono ricercati. Fucking die pig. Look for the light. Look for the light. Mani sulla testa. Che cazzo è l'ingiustizia, no? Scansionali. No, veramente mi sta inquietando questa cosa in questo periodo. Cioè, non pensavo trattassero questo tipo di argomenti. Io pensavo fosse un gioco totalmente diverso dal gameplay che diciamo dai filmati che ho visto di gioco pensavo fosse. Porca troia! Zitti, consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di polizia. Indietro! Cosa sei, pazzo? Levati dai coglioni. Bella questa interazione. Mi piace. Ok, piace. Gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. A me piace vedere queste interazioni. Cioè, questo l'hanno ammazzato così per passando. Torna indietro! Sei fuori di testa! Adoro queste da cose. Qui. Cioè, la cura per i dettagli è una cosa che apprezzo sempre. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Come nella fase 2. Giusto? Dov'è Marco? Lo sai. Quindi se ci state dicendo che se usciamo la fine è questa? Mm-hmm. Che culo essere un nerd sfigato che resta a casa per tutto il tempo. Basta restare calmo. Bene, proseguite pure. Ah, ecco, South 5, South 5. Quindi zona del sud. Zona sud 5. Ma non mi fai passare? Sì. Penso di sì. Documenti. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Sì. L1 per correre. Che tasto di merda per correre. Attenzione, il punto di controllo 5 è sotto L2R2 devi utilizzarli per sparare. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Ciao Don. Tanti saluti alla strada facile. Ricuciti, ok? Ok, tutorial per curarsi. Kit medico. Fascia le ferite con un kit medico. L'utilizzo di un kit soccorso richiede tempo. Usalo solo quando sei al sicuro. Equipaggia il kit di soccorso con sopra e poi tieni premuto R2 per iniziare ad usarlo. Quindi così kit di soccorso e poi... Madonna, sembra Fortnite con le bende però, che cazzo. Mamma mia, non mi verrà di curarmi mai per non... Dovremmo passare... Cioè proprio l'istintività di non curarmi. Andare oltre il muro. Per evitare di giocare a Fortnite. Come no? C'è proprio la stessa movenza di Fortnite che si mette a terra e si fa. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Barrett sta cercando Robert. Sarà con Cloud in giro. Mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Comunque devo ammettere che... Eccoci qua. Mi sta intrigando. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire.
sta donna è un bel po'... Joel, aiutami qui. È una donna abbastanza cazzuta. Attenzione là fuori. Passaggio segreto proprio anti-sgamo. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Oh, incomincia a farsi interessante la cosa. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Maschera antigas addirittura, zainetto. Quella è una torcia da tasca, cioè senza la torcia, esatto. Premere 2 quando non stai mirando per ricaricare. Solenne. Ah, quindi non c'è un tasto a parte per ricaricare. Ah. Ok, potrei confondermi spesso e volentieri all'inizio. Quindi? Che dobbiamo fare? Spingimi. Che vuol dire spingimi? Scusami, non ho capito. Come faccio a spingerti? Non ho capito. Oddio! No, aspetta. Ah, ma lì c'è... Ah, ecco. Sei pronto? Sì, signora. Devo spingere, che cazzo vuol dire spingere? Dai! Sì, mi sembrava spingere, mi ha detto, ma... Attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Non so se c'è roba da prendere, tipo... Cioè, almeno non credo che ci sia roba da prendere. Oddio. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Guarda laggiù. Trovata. Portala qui. Ok, tutorial. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Miele, me l'ha si fa per dire. Di qua. Qui non c'è nulla. Beh sì, oddio, penso che per ora non ci sia molto da esplorare o da recuperare. Anzi, eppure... Pezzi con cui potenziare le tue armi. Ah, quindi è praticamente un mezzo survival. Figa sta cosa. R3 per attivare e disattivare la torcia. Piastrine delle luci. Sì, vabbè, diciamo che è un mezzo survival horror. Cioè survival horror. Sembra, mi ricordo un po'
Dying Light. Non so se qualcuno di voi ci ha mai giocato. Spettacolare, tra l'altro, come gioco. Non vedo l'ora di giocare il secondo. Che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo, si spera. Dying Light è un altro giocone che ho portato sul canale come serie. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Però questo è un altro. Dying Light è un altro bel gioco che sicuramente mi piacerebbe portare in live. Anche perché dovrebbe uscire il secondo. Non so quando doveva uscire, forse. Non ho capito bene quando uscirà. Comunque doveva uscire il secondo di Dying Light. L'avevano annunciato alle 3. Quindi. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. E quello è veramente un bel gioco. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Ah, quindi dovremmo passare da qui. Jumpscare intensifies. Merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Oddio. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non, ciao, non lasciate che mi trasformi. Prego. Che vuoi fare? Andiamo. Amico mio, tu me l'hai chiesto. Non lasciate che mi trasformi e quindi. E quindi amen. Ho rispettato la tua volontà. Cosa c'è? Madonna, io ora in questo gioco mi perderò non so quante volte per cercare le robe in giro. Così proprio in una maniera assurda. Girerò tondo come una trottola. Tieni premuto R1 per intensificare l'udito di Joe. Quindi anche un mezzo strategico. Avvicinati in silenzio all'infetto e afferralo premendo triangolo. Tipo modalità stealth. Quindi si può agire anche in modalità stealth, tipo. Ora di qua io in realtà dovrei andare senza farmi vedere. C'è qualcosa? No, non mi pare. Bene, non ce ne sono altri. Ok, disattiviamo la torcia. Che vuoi alzare adesso? Torniamo in città. Ma l'acqua? Scusa, l'acqua non è infetta? D'aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Di qua. Lo sto notando che comunque ci sono degli elementi interessanti. Ci penso io. Cioè, per esempio, già mi ha colpito l'inizio. Bello rocambolesco, abbastanza diretto. Quindi già
Io sono abbastanza intrigato sia dalla storia, quello. L'asso è caduto. Quindi potrebbe effettivamente essere una bella rivelazione. La prendo io. Aspetta, cosa devo prendere? Non ho sentito quello che... Forse... Ah, forse là. Ho visto. Qui, passamela. Dove sei? È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Poco se c'è nulla. Allora, qui c'è qualcosa, un documento. Come si chiama? Non si può prendere, no. Ecco fatto. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Ci avviciniamo. Bisogna fare attenzione. Beh, l'ambientazione comunque è abbastanza bella, direi. Diciamo con questa natura. Vogliamo che non ci siano soldati in giro. Che si è appropriato nuovamente del suo spazio. Un po' come teoricamente potrebbe succedere qui a causa. Cioè, sembra quasi assurdo che io stia giocando per la prima volta questo gioco in questo periodo. Cioè. Non, ripeto, non ne avevo idea potesse trattare un argomento del genere, ovvero l'infezione. Io dai trailer, da tutti i gameplay che ho visto un po' così a caso, pensavo un'altra storia. Letteralmente, mi immaginavo qualcos'altro. Non mi immaginavo che tutto ciò accadesse a causa di una pandemia. Quindi è stata una sorpresa un po' così. Non so se l'avrei portato, se avessi saputo l'argomento, perché sai, magari uno può sembrare, cioè, boh, non lo so, forse di poco gusto, non lo so, però ricordiamoci che alla fine stiamo parlando di un gioco, cioè anche Resident Evil 3 ha comunque prodotto un gioco che parla di pandemia nello stesso periodo che stiamo vivendo noi, ci quindi serviranno. Alla fine, però ripeto, cioè, non lo so, ho fatto proprio quasi a strano. Anche perché, ripeto, era scontato sul Play Store, ecco perché l'ho preso. Cioè, sembra quasi da pensare che sia scontato per, non lo so, tipo per prepararci a un'ipotetica pandemia. Ehi, piccoletto. Anche se mi sembra abbastanza. Il campo deve essere ridicolo. Libero. Però vabbè. Niente soldati, diciamo, o uomini pensieri. Di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Ecco, quindi già adesso iniziano i primi tutorial verso. Andiamo. Le persone. Forza. Cioè, su come sparare verso le persone. Come va oggi? Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok. Va bene. Questo è un borgo di bassa leva. Un coso del detersivo. Mazza. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Lo so, un pugno. Non ci vieni più a trovare. E chi è questo? Fatti i fatti tuoi. No, non glielo posso dare un pugno. Sì, cioè, ovvio, ovviamente, dico, nel senso, guarda la casualità, tipo, del fatto che comunque era un gioco scontato, praticamente, durante questo periodo, no? Fagliela vedere! E impara, cazzo! Dai, cazzo! Oh, ma dai! Cazzo! Spaccagli il culo, fallo! Dai, amico, dagli un pugno in faccia! Cavolo! Spaccalo, dai! Alzati! Tirati su! Lasciamo perdere. La tizia conosce tutti. Strano. Quando una donna conosce troppe persone. Che vuoi? Che voglio? Un pugno. Dai un pugno, mi chiamo, io lo posso dare. Peccato, sarebbe stato interessante.
spaccino? Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Che cosa sono? Sembrano tipo dei buoni pasto.